Eccoci qui, un saluto a tutti, ben ritrovati, una buona domenica da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like qui sotto. Se non volete Lopetegui e un allenatore mediocre, mettete un bel like, iscrivetevi da questa parte, iscrivetevi anche al mio canale personale, qui sotto c'è il link, siamo quasi 21.000. Vi aspettiamo venerdì alle ore 19.30 al film di serie, non ci sarà anche Filippo Galli, ci saremo in tantissimi per una festa dei 100.000 iscritti di Milanello e anche un momento per discutere, sperando una bella scelta. Ci sono novità importanti sulla panchina del Milan e dunque rimanete sintonizzati. Partiamo però come sempre dalla partita di ieri sera, uno scialbo 0-0 in cui insomma ci prendiamo di buono il punticino perché ci permette di restare a più 5 sulla Juventus e quindi di difendere bene il secondo posto. Per il resto, ragazzi, sta diventando, diciamolo, un'agonia. Contiamo le partite, sono quattro partite, poi si volta la pagina, sperando però che si volti pagina e che si possa vedere la luce, e non che volti pagina e finisci nella mediocrità. E quindi, ragazzi, scatenatevi con il like. Detto questo, chiudiamo la partita con zero tiri in porta. Zero tiri nello specchio della porta di una delle Juventus più brutte degli ultimi anni. Fase di costruzione, fase offensiva pessima. Poi adesso facciamo rapidamente le pagelle, poi parliamo del discorso panchina. Però ecco, noiosa partita in cui, diciamo così, ci siamo difesi alla fine con spirito, alla fine facendo anche un po' la barricata. Va detto che la Juventus difficilmente mette una squadra da schiaccia lì, e invece con noi è successo. Alla Juventus non capita neanche di schiacciare la squadra lì contro delle squadrette, con noi è riuscito. Ci mancavano diversi giocatori, ci prendiamo il clean sheet, ci prendiamo il punto, però ragazzi, ormai si vede che hanno un po' staccato la spina dopo l'eliminazione Europa League. Si cerca di arrivare il prima possibile alla fine di questo brutto e dimenticabilissimo campionato, che però credo non ci dimenticheremo purtroppo facilmente. Maignan fuori, parleremo poi magari anche nel corso della giornata di questa situazione, di un Maignan sempre molto fragile. Al suo posto uno Sportiello che fa sempre il suo molto bene quando viene chiamato in causa. Ieri al 46esimo la punizione di Vlahovic, comunque insidiosa, attraversa la barriera, fa una bella parata. Poi anche coi pugni successivamente, una doppia parata incredibile su Kostic e poi su Danilo che prova a segnare da posizione molto ravvicinata. Un'altra bella uscita coi pugni a terra, un'altra bella parata su Milik. Devo dire, l'unica pecca è l'uscita a vuoto che crea il problema con Ciao che salva sulla linea. Però partita da 7,5 per Sportiello, che ci fa stare tranquilli. Peccato che manca tutto il resto. Musa terzino. Allora, Musa terzino fa delle cose buone quando supera la metà campo. Dietro lascia un po' a desiderare, puntato all'inizio spesso da Kostic. Poi fa una bella azione, lascia sul posto Rabiot, tira palla deviata fuori di poco in angolo. A un certo punto si mette a dribblare davanti alla nostra area, tra due si incaponisce, perde palla e poi si fa ammonire, ma è un rischio grosso. Poi fa un'altra grande azione tutto campo al minuto 47. Dietro a un certo punto uno stop di Chiesa lo fa rimanere sul posto e c'è l'azione pericolosa loro. A un certo punto poi fa un aggancio in aria, un sombrero un po' da pazzo. Io comunque gli do 6 perché non è un suo ruolo. Quando supera la metà campo fa bene, ma voglio vederlo nel ruolo suo, la mezzala. Ciao, pronti via, si fa aggirare da Vlahovic al minuto 7 e dico ancora, sempre così. Poi dall'inizio della sua partita, molto bene, lo va a aggredire, gli morde le caviglie, spesso in anticipo, davvero anche con più personalità, spesso con interventi al limite in scivolata. A un certo punto scivola anche in area, ma riesce, a salvare, fa il salvataggio sulla linea. Sul colpo di testa di Milik, lì un po' a metà lui e Florenzi,
Però partita da 7, provvidenziale il salvataggio sulla linea, altrimenti parleremo di una sconfitta. Ho rivisto il Ciao, versione migliore di quando, lo ricordiamo, il Milan faceva molto bene. Gabbia sempre tosto, ha fatto bene, sempre deciso, partita da 6 e mezzo. Florenzi 6, ha provato anche con un tiro da posizione impossibile, ha fatto un grande lancio per Leao da dietro, Leao che poi non è riuscito a concludere, partita da 6. Centrocampo, ancora una volta, come spesso ci capita ultimamente, tutti e tre male. Adli male, perché ha fatto due o tre passaggi anche in orizzontale pericolosi, palla persa e rischi. Non va bene, 5 e mezzo. Reinders si è visto soltanto a minuto 65 con un contropiede quando poi dà la palla a Loftus che tira. In generale, poco presente nell'azione, a volte mi dicevo: ah, c'è anche Reinders, anche lui 5 e mezzo. Loftus ha fatto quel tiro, quel destro, quella palla che finisce fuori di poco, il contropiede appunto quando sfiora il palo, un'altra bella cerata con il fallo da parte di Bremer, un bel recupero quando c'è l'errore di Adli in orizzontale, va a recuperare palla, però anche lui per posizione un po' poco dentro la partita. Ricapitolando, comunque, il pericolo l'ha creato, ha salvato poi quando ci mette in difficoltà lì anche lui 5,5, 6 meno forse. Fare le pagelle di Leao è sempre molto complicato, adesso vediamo la novità sulla panchina. Primo tempo molto male, punta UEA e non va via mai, perde 4 palle una di fila all'altra, fa un tiro da tre quarti fuori, a un certo punto non ripiega su Rabiot e loro rischiano di segnarci. Fa un colpo di tacco, sbaglia e loro ripartono. Nel secondo tempo meglio, quel lancio di Florenzi molto bello, era difficile da domesticare, lui in qualche modo comunque prova a tenere il pallone, poi non riesce a concludere. Ha fatto alcuni spunti nel secondo tempo comunque di migliore efficacia, è andato anche a recuperare una palla in calcio d'angolo, ci ha messo lo spirito. E ha fatto un'altra bella azione, rientra sul destro, prende purtroppo la schiena di Bremer, altrimenti forse sarebbe stato gol. Però da Leao ci aspettiamo di più, fascia da capitano, per me anche lui 5 e mezzo. Pulisic, vedi sopra, Pulisic è un momento di difficoltà, non sta facendo bene e sì, un paio di cross, però poca roba, l'avrei tolto prima, adesso parleremo anche di Pioli nelle pagelle, voto 5 e mezzo. Giroud 5, non pervenuto, ragazzi. Non so se non è in condizione, se ha staccato con la testa, non so cosa ci sta sotto, non viene neanche servito, però è in un momento, nel momento peggiore da quando al Milan. Chi è subentrato Bennacer, secondo me è entrato bene, un bel recupero palla che ha dato là appunto un'azione per Leao, una bella imbucata per Leao, il contropiede di Leao quando va a recuperare palla, l'ho visto meglio delle ultime partite. Quindi un 6 più glielo do. Okafor, Zeroli, Bartesaghi e Chukwueze, faccio 6 o senza voto, vedete voi. Okafor poche palle giocabili, forse una sola dalla destra, e che è subentrato, insomma, ha fatto il suo. Devo dire, ricapitolo, vi do il mio MVP, faccio la pagella di Pioli e andiamo sul tema panchina della prossima stagione con una novità importante. Sportiello 7,5, Musa 6. Perché comunque nel suo ruolo 5,5, 6, Ciao 7, Gabbia 6,5, Florenzi 6, Adli, Reinders, Loftus 5,5, Leao 5,5, Pulisic 5,5, Giroud 5, tante insufficienze. L'MVP secondo me è Sportiello, ma anche Ciao ha fatto molto bene. Pioli, la scelta di Musa terzino in fase difensiva la paghiamo. Detto questo, poi mette Bartesacchi per togliere Musa. Loftus fuori perché aveva avuto quel problema alla caviglia, mette Zeroli e lì è un assedio totale della Juventus. Se Zeroli lo devi mettere va bene anche perché Loftus-Cheek ha problemi. Avrei tenuto Musà perché devi mettere Bartesaghi? Hai messo due Primavera? Da lì proprio è stato un assedio e vi chiedo perché Terracciano non gioca? Perché Terracciano non ha giocato? Ragazzi, Terracciano comunque è più esperto rispetto a Bartesaghi, ha le sue partite con il Verona in Serie A,
Davvero non capisco questa decisione. E poi l'altra cosa che non capisco è mettere al minuto 82 Chukwueze, che è l'uomo più in forma del Milan e che diventa una riserva come tante altre. Chukwueze non deve entrare al minuto 82, deve entrare molto prima. E quando entra non fa nulla, sì, perché eravamo tutti schiacciati dietro dalla nostra parte. Zero tiri in porta, che ne dica Pioli non si può essere soddisfatti. Per me è voto 5, 5 e mezzo, insomma scegliete voi. Capitolo legato alla panchina. Che cosa succede? Succede che ieri è stata una giornata intensa, ci vediamo tutti con la Gazzetta e un Lopetegui molto vicino. Troviamo conferme su questa pista Lopetegui, i principali esperti di mercato generalista, quindi non soltanto di Milan, si scatenano su questo accordo vicino. Poi c'è il comunicato della curva e ieri sera QSUS è intervenuto anche Giancarlo Capelli, il barone, leader storico della curva, che ha ribadito certi concetti, dicendo noi vogliamo Conte, so che Conte vuole venire al Milan, qualcuno non lo vuole. Poi commentiamo la foto nella nostra copertina di questo video. Detto questo, Lopetegui, social scatenati, la curva, eccetera, eccetera. Succede che il popolo rossonero si mette di traverso. Qui su Milanello, avete condiviso tanti il nostro video. Non abbiamo la pretesa di aver fatto cambiare idea a noi a qualcuno. Non hanno cambiato idea, però adesso vi do la notizia. Prima la foto in copertina l'ho scelta scrivendo c'è da ridere. In un momento difficile in cui le cose vanno male, io eviterei anche di farsi riprendere mentre si ride in tribuna Furlani e Ibrahimovic. Perché se le cose non vanno bene e riprendono in panchina Leao e Maignan, se la ridono, ci arrabbiamo giustamente. Lo stesso deve essere per quanto riguarda la tribuna e soprattutto i nostri dirigenti, perché in questo momento c'è poco, anzi c'è nulla da ridere. C'è da ridere, l'ho scritto ovviamente in maniera sarcastica, ironica, però ecco, c'è poco da ridere, cioè qui la situazione è molto seria e non bisogna scherzare sulla pelle del Milan, che è una cosa molto seria. Non so se è il bailamme mediatico, non so se è il Lopetegui che si è diffuso, non so se è il comunicato della curva, fatto sta che ieri sera, ne ho parlato anche sul mio canale personale, qui sotto vi invito a iscrivervi. Ho ricevuto alcuni spifferi, diciamo così, mi sono arrivati alcuni concetti e messaggi che vi posso tradurre qui nel video, secondo cui la quotazione di Lopetegui, che ieri mattina era in rialzo, nel corso della giornata si sono assestate e nel corso della serata hanno subito un calo. Il calo che non significa che sono arrivati allo 0%. Significa che c'è in atto una riflessione più profonda su Lopetegui, una sorta di riflessione che potrebbe portare al ripensamento su Lopetegui. Mentre da ieri le notizie che circolavano era convinto tutti, anche Ibrahimovic, eccetera, eccetera, ieri sera, ripeto, mi è arrivato un vediamo, è un'opzione, non abbiamo ancora chiuso, non è detto che sia lui. E forse rispetto a qualche giorno fa le quotazioni sono in calo. Quindi io credo che quello che si è scatenato possa avere in qualche modo condizionata la fiducia del Milan su Lopetegui e che possa in qualche modo condizionare anche la scelta e portare a un Lopetegui ci siamo sbagliati, grazie e arrivederci. Quindi non sto dicendo che Lopetegui salta, ma sto dicendo che Lopetegui potrebbe non essere allenatore del Milan e che in questo momento non è così scontato che possa essere lui, e ripeto, così da ieri sera, così. Poi sarà un crollo oppure poi tornerà e vincerà lui, questo lo vedremo, ma rispetto al parere diffuso degli esperti di mercato di ieri, mi sento di tirare un piccolo freno sulla pista che porta a Lopetegui. Dopodiché cerchiamo di portare un profilo da Milan e non un profilo mediocre, perché anche gli altri nomi che circolano sono, per quanto mi riguarda, dei nomi abbastanza mediocri. Quindi vi chiedo, se non è Lopetegui e come pare non sarà Conte, ma speriamo, chi vorreste scrivetelo qui sotto nei commenti. Sono
Su Conte, credo nel prossimo video che vi potrò dare però un aggiornamento, perché questa mattina ho in programma una telefonata dalla quale credo di ricavare qualcosina. Scatenatevi con i commenti, ditemi qui sotto, lasciate un like se non volete né Lopetegui né un allenatore mediocre, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella e iscrivetevi al mio canale personale, qui sotto c'è il link. Ci vediamo il 3 maggio, venerdì. Nel frattempo, ragazzi, sintonizzate qui perché potrebbero esserci ulteriori novità. Grazie per l'attenzione, ancora buona domenica a tutti e forza Milano. Oggi più che mai, domani ancora di più, evviva i milanisti che non accettano la mediocrità, che non si rassegnano alla mediocrità e che lo fanno dritti, decisi e trasparenti. Un abbraccio a tutti, evviva il Milan!